concomitanza, ripeto, noi avevamo lanciato questa iniziativa ben prima di tutto il dibattito che è scaturito rispetto alla festa di partito di Fratelli d'Italia. Non immagino mai il nostro impegno politico come un impegno contro, parte per essere un impegno per costruire un'Europa migliore. Questa iniziativa ha un per davanti, non un contro. È un'iniziativa per un'Europa diversa e migliore dal punto di vista sociale, del lavoro, della prossimità, delle relazioni internazionali, del contrasto ai paradisi fiscali. Insomma, questo è il senso. È chiaro che c'è una concomitanza che immagino farà anche vedere che siamo agli antipodi come visione dell'Europa e del ruolo dell'Italia in Europa. Questo sicuramente emergerà, anche perché, come ho detto ieri, abbiamo appreso della presenza del leader di Vox come ospite ad Atreju, e stiamo ancora aspettando di capire cosa pensi Giorgia Meloni del fatto che Abascal è un eversore che ha detto che Pedro Sanchez dovrebbe essere appeso per i piedi. Ci chiediamo se lo dirà anche da quel palco. In ogni caso, visto che l'ha ospitato a Palazzo Chigi in pompa magna, sarebbe interessante che prendesse le distanze da queste gravi affermazioni. È l'ultima delle questioni. La prima per noi è la costruzione di questo progetto, la prima per me da segretaria è capire come costruire complessivamente una lista che sia una rappresentazione della società che noi andiamo a costruire insieme. Questo è il senso di anche di questa due giorni, ecco, per cui per noi l'ultima delle questioni è proprio quella delle candidature e della composizione delle liste, cioè nel senso, da segretaria me ne dovrò occupare, adesso come vedete siamo più impegnati ad aprire, cioè a far ritornare il Partito Democratico in mezzo alle persone, alle realtà produttive e sociali, dove bisogna costruire insieme quell'Europa, perché come dico sempre, non sono un'appassionata di asticelle, anche questa è una domanda che ricorre, ma c'è un'asticella che invece mi interessa molto, è quella dell'astensionismo, da combattere.